schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è l'after patch definitivo per il Give a Car to Friend, per passare le auto agli amici. Allora, vi spiego subito una cosa, il glitch funziona alla stessa maniera di prima, cioè spingere l'amico e portarlo via, con qualche piccolo accorgimento ragazzi. Allora, in pratica che cosa succede? Succede che alcune volte non vi lascia mettere l'auto nella base operativa, perché si bugga. Allora, una sola cosa che dovete fare, quando in pratica non vi lascerà mettere l'auto dentro la base operativa, allora in primis, se avete la stessa base operativa, il vostro amico deve premere il tasto touchpad in maniera che non gli compara questa schermata nera che vedete sotto. Seconda cosa, il vostro amico deve scendere dalla macchina prima che voi vi suicidiate, altrimenti si buggerà e non vi lascerà entrare nel bunker con l'auto del vostro amico. Il passo è abbastanza semplice ragazzi, cioè è proprio una cazzata. Voi vi suicidate in pratica e il vostro amico dovrà essere già sceso dall'auto, perché altrimenti se lui rimarrà nell'auto o si accosterà alla sua base operativa e gli comparirà la scritta nera, la schermata nera, il gioco non vi farà entrare nella vostra base operativa con l'auto del vostro amico. Me ne sono accorto per puro caso ragazzi, provando un glitch con un amico portoghese, mi sono accorto che funzionava in questa maniera e funziona benissimo ragazzi. Anche l'altro metodo che ho appena postato, diciamo che funziona, quindi se non vi funziona questo metodo che vi ho appena spiegato, provate l'altro metodo, che comunque funzionano tutte e due ragazzi, solo che con l'altro metodo dovrete unirvi, dovrete aspettare, diciamo che l'amico rientra da una nuova sessione, e invece con questo metodo avrete anche la possibilità di vedere il pallino giallo come avete appena visto. Diciamo che è abbastanza semplice, spero che riusciate tutti a farlo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. I got my